Buongiorno, qui è Radio Norba da Padova. Siamo qui in questo santuario, una bellissima location direi, per raccogliere le prime impressioni degli allievi di questo corso. Si tratta di un corso di graffiti proposto dall'Associazione Culturale per l'Affresco. Siamo in 11 femmine e un maschio. Però, così a caldo, ci dica le prime impressioni su questo corso. Sono molto soddisfatta. Gabriella. Sono Luciana. Signora Luciana, la perdono per il nome insolito. Comunque, prima di tutto vorrei ringraziare Don Sergio Dalla Rosa che ci ha ospitati in questo posto così ameno e così spiritualmente valido. E sono molto contenta di questo corso di graffito, che è il secondo anno che lo seguo con i maestri Sonia Giovanni e Laura Ballis. Maria Luisa, ci racconti un po' le sue impressioni? Ecco, io sono proprio una allieva, sono l'allieva anziana, proprio per antonomasia, nel senso che anziana perché è già il secondo anno che partecipo a questo corso meraviglioso, dove veramente si respira una serenità, una pace. Sentiamo un po' adesso Lara, la nostra mascotte. Ti è piaciuto questo corso? Sì, decisamente vorrei fare anche il corso di graffito numero 3, perché è bello e soprattutto sto bene insieme attorno alla gente. Siamo tutte simpatiche. So che tu vorrai poi fare il liceo artistico, sì. Quindi questa per te è un'ottima base. Penso di sì. Giusto? Penso di sì. Bene. Avete altre impressioni? Sì. Gabriella. Che dire, è stato bello. È la sua prima esperienza? No, la seconda. Sono più veterana di nome di fatto. E che dire, bello da ripetere. E simpatiche voi. Antonella, lei ha qualcosa da dire? Sono molto contenta sia del lavoro che ho imparato in questi 5 giorni e anche soprattutto della compagnia, molto allegra. La sua opera è molto particolare, direi. Sì, sì, me l'hanno detto, sì. E ho voluto dare una svolta perché siamo in un periodo un po' così e allora ci sta anche questo. Siamo in tema con il periodo, con l'anno. Bene, da Radio Norba è tutto, chiudo, ci vediamo l'anno prossimo. Benissimo, questo è il bello della diretta. Siamo rimandati a settembre. Norba, da Padova. Guardi che domani questa ripresa andrà in onda. Ok. Lei è un allievo di questo corso. Certamente. Giusto? L'allievo più anziano. Prime impressioni. Dunque, il corso è la seconda volta che lo frequento. I maestri si sono dimostrati all'altezza di questo tipo di lavoro. Il graffito è un lavoro non semplice. Pesante. Quasi pesante. Quasi. Non pesante del tutto. Perché per essere pesante deve dare anche la difficoltà di fattura. Mentre non è vero che sia difficile. Perché i maestri hanno saputo dare il tocco giusto per renderlo leggero. Lei ha già una base però, signor Armando, mi dica la verità. Dico la verità. Io ho cominciato a toccare il graffito 5 anni fa. Però perché, lei però prima il suo querello? No, dopo. Ah. Io prima ho toccato il graffito e addirittura è stato il primo modo di fare dell'arte. Prima di 5 anni fa non esisteva l'arte per me. Lo consiglierebbe? Sì, da 10 anni su. Okay. Abbiamo un esempio di 13-14 anni. Però non abbiamo fatto. Quindi, anche secondo me, va bene per persone serene. Sì, sì, sì. No, la dipende molto da come i maestri impostano questo corso. Perché il corso ha delle difficoltà, che però dipende anche da cosa si vuole ottenere. E quindi con queste difficoltà è la capacità di un bambino di 10 anni in su è la stessa di uno di 80 anni. Come io. Hanno avuto molta pazienza, vero? Oltre che molta bravura. No, è la regola numero 1 del maestro, avere pazienza.
Quindi a maggiore ragione loro, che hanno avuto a che fare con persone adulte che già ragionano per conto suo. Allora, da Radio Norba è tutto, arrivederci a settembre. Qui è Radio Norba da Padova. Siamo qui per intervistare i due maestri di graffito che hanno deciso di fare un corso in questa location stupenda a San Vittore con 12 allievi. Dicevamo prima che sono stati bravissimi questi maestri perché oltre alla loro veramente bravura e sapienza hanno avuto molta molta pazienza a sopportare 12 allievi scapestrati come noi, giusto? Soprattutto 10 femmine. Ecco, sapevo che 11? 11? Sì, 11 femmine. Noi prima abbiamo intervistato un po' di allievi, abbiamo detto che le quali sono state le nostre sensazioni. Dicevamo che ci sono state sensazioni di gioia, gioia nel almeno per me, gioia nel disegnare quello che si voleva fare su un foglio e poi la sorpresa, lo stupore nel vedere riportato questo disegno su tavola o su un muro. Paura anche, paura nello stendere la malta, perché se si dà troppa pressione viene via il primo strato. L'intervistatore parla troppo. E magari anche il secondo. L'intervistatore parla troppo. Però dicevamo che c'è stata veramente la bravura di questi maestri che ci hanno seguito amorevolmente in queste 5 giornate. Laura, vuole dire qualcosa? Consiglia questo corso. Allora, cosa posso aggiungere visto che hai detto un sacco di cose te? Voglio solo aggiungere che questo appunto non è un corso di acquarello, non è un corso ad olio e quindi veramente anche la fatica verso la fine della giornata si fa sentire. Questo l'ho riscontrato un po' in tutti quanti, insomma. Quindi direi che però il risultato è stato più che felice, chiaramente come diceva Francesca le difficoltà ci sono, ma non esiste un corso senza difficoltà, esistono per imparare. Quindi noi siamo soddisfatti di quello che avete fatto e bene, speriamo però anche che voi continuiate, mettiate anche un po' in pratica quello che avete imparato oggi. Bene, ciao a tutti! L'ultima parola. L'ultima parola, io spero che abbiate appreso questa tecnica, così quando andate in giro per Feltre o per altre città e vedete queste incisioni sulle pareti, sapete il lavoro che c'è dietro, sapete che questa è una forma di una tecnica che è un vanto della nostra storia dell'arte, che non si pratica più, quindi consideriamoci un po' dei pionieri alla rovescia, gli ultimi testimoni di questa cosa, cerchiamo di portarla avanti e di svilupparla perché è una cosa faticosa, come si diceva, ma però ti affascina. Bravo Giovanni. Detto questo, ringraziamo un'altra volta questi splendidi maestri e ringraziamo San Vittore, i frati più che altro, perché ci hanno messo a disposizione questo chiostro meraviglioso, e ringraziamo l'Associazione Internazionale dell'Affresco perché ha contribuito a tutto ciò. Da Radio Norba è tutto, ci vediamo a settembre. Grazie. 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 Grazie